Ho pensato veramente a lungo se fare o meno questo video e alla fine ho deciso di farlo. Nonostante io parli spesso di business, di fare soldi, di vendere, che è il tuo diritto a fare successo se scopri chi sei, tutte queste cose molto interessanti per la carriera professionale, oggi sono semplicemente Fabio, sono qui senza microfono, senza studio televisivo, senza filtri e voglio raccontare in questo video forse il momento più bello della mia vita, forse il coronamento di quello che è stato il mio viaggio, in cui ho lottato fino in fondo per aiutare la mia famiglia ad andare avanti. E voglio dedicare a te questo video, se sei una persona che ha un forte perché, ma soprattutto un forte per chi. Infatti, domani nasce mia figlia Aura e sono molto emozionato. E ho deciso di fare questo video senza filtri per dare un messaggio di forza a tutte quelle persone che sì hanno un progetto da portare avanti, ma soprattutto hanno voglia di aiutare gli altri, hanno voglia di fare successo non solo per se stessi, non solo per il proprio ego, ma hanno voglia di farlo per altre persone. Vedi, io sono sempre stato solo, solo. Non ho mai avuto fratelli, sorelle, cugini di primo o di secondo grado. Sono sempre stato solo, con un grande peso sulle spalle. E magari tu non hai questo tipo di pressione addosso, magari sei una persona felice. Beh, sono felice per te perché per me non è stato così. Domani nasce mia figlia Aura e voglio portarti con me in un viaggio emozionante, un viaggio senza filtri. Un viaggio che non so dove mi porterà, ma ho deciso di fare questo video per condividere con te il mio perché. Il mio perché in realtà non sono i soldi, non è il potere, non è il successo. Il mio perché è la mia famiglia. E il mio più grande sogno di sempre è stato creare la mia famiglia. Questo viaggio mi accompagnerà il più pupazzo di mia figlia Aura, che si chiama Milky, ed è particolare perché si trasforma, diventa una fragola. E come vedi sono parecchio emozionato e ho passato le ultime 2 ore a creare la playlist della sua nascita. Anche se non sembri, sono una persona molto sensibile, molto romantica e non ho altro da dire. Vieni con me in questo viaggio e spero che tu possa veramente vedere le vere emozioni che contano nella vita. Siamo in partenza, incredibile emozione, no, stiamo veramente nella pelle, un'emozione incredibile. Eccolo, pronto, pronta. Questo è il momento più emozionante della mia vita, non riesco neanche a trovare le parole per descrivere quello che sto vivendo. È incredibile. Non so cosa dire. Finalmente ho qualche minuto per parlare e Aura si è addormentata ed è stata un po' l'esperienza più incredibile di tutti i tempi della mia vita. Mio carissimo socio e fratello acquisito Matteo mi ha portato un po' di palloncini e vari regali e che dire, non so neanche descrivere com'è stato. È stato un miracolo. Adesso questo video continuerà, non so dove ci porterà, però
ma credo che fosse il caso di condividere qualche emozione anche dopo un momento in cui sono veramente esausto. È come se tutto lo stress e tutto il peso della società, no? Come se il peso della missione si fosse improvvisamente alleggerito, perché questa è la mia missione. La mia missione era aiutare la mia famiglia ad andare avanti e ce la sto facendo. Adesso vado a mangiare perché sono veramente stanco, ma forse ci vedremo presto. Notti insonni, ma felici. Notti insonni, ma felici. Non mollare. Aggiornamento mattutino, notte. Non proprio insonne, perché alla fine dormi ogni 3 ore, poi si sveglia, però più o meno si dorme. Diciamo che non è proprio un sonno continuato. E adesso siamo qui, sono le 11 di mattina e qui dorme. E se dorme, secondo me non bisogna fare niente. Cosa dite voi? Tra 20 minuti Aura compie un giorno, il suo compleanno, un avvenimento importantissimo. E dopo 24 ore di grande emozione, voglio prendermi un attimo per condividere con te un messaggio molto forte. Innanzitutto ti ringrazio per essere ancora qui con me in questo video. Per me significa veramente tanto, perché questo video per me è molto di più di quello che sembra. È un messaggio forte a te, a mia figlia Aura e a tutte le persone che sono in cerca di un grande per chi. Beh, voglio condividere con te le sensazioni di questa mattina, perché probabilmente per la prima volta nella mia vita mi sono risvegliato la mattina con un senso di gratitudine mai provato prima. Gratitudine per mia figlia, per mia moglie, per gli Olinners, il 4%, tutti coloro i quali mi hanno dato fiducia. Gratitudine per il sole, gratitudine per la vita, gratitudine per tutto. E posso dirti veramente che se in questo istante magari hai qualche sensazione di sconforto, ti senti magari una vittima della situazione attuale, posso garantirti, dopo l'esperienza di oggi, che con un forte per chi tutto si aggiusterà istantaneamente. Improvvisamente i tuoi problemi diventeranno le tue soluzioni, la tua motivazione. E non posso assolutamente garantirti che questo ti porterà a successo, ma posso dirti con il cuore che il per chi è la cosa più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu faccia, per qualsiasi cosa tu ti batta, trovare un forte per chi veramente può mettere le cose a posto. Io sono grato oggi di averti qui con me in questo video, sono grato oggi per avere mia figlia Aura nella mia vita, mia moglie Lucy, mio socio Matteo Pittaluga e tutte le persone che ci aiutano e ci supportano in questo viaggio, perché di viaggio si tratta di un'esperienza che ci sta segnando e ci sta insegnando. Grazie, grazie di tutto e soprattutto volevo condividere con te questo messaggio perché la sensazione di gratitudine e di amore è veramente grande e credo che si veda da queste parole. Una settimana dalla sua nascita, qual è la morale di questo video? Beh, la morale di questo video è che devi trovare il tuo per chi e andare all in per vivere la tua missione. Vedi, molte persone parlano del perché. Perché fai quello che fai, devi trovare il tuo perché, perché lo stai facendo, ma pochi parlano del per chi lo stai facendo. E penso che il perché possa essere sì una grande leva motivazionale che ti permette di partire e avere quella motivazione iniziale, ma per arrivare alla meta, alla destinazione, tu debba avere un forte per chi. Per chi fai quello che fai? Qual
Questa è la domanda che ho per te oggi. E se hai la risposta a questa domanda, posso garantire che ce la farai in qualsiasi tuo obiettivo nella vita. Vedi, per me i perché sono cambiati. Il primo perché è stata mia moglie. Quando l'ho conosciuta aveva tanti debiti universitari. Lei ha studiato in America e quindi era, nonostante fosse, no, la più forte studentessa, la numero uno, aveva qualche borsa di studio, era comunque sommersa dai debiti. Quindi quello è stato il mio primo perché. Perché dovevo fare più soldi? Beh, per chi lo facevo? Per lei, per farla uscire dai debiti. Successivamente, il mio perché è stata la mia famiglia. Ho scoperto che mia madre e mio padre avevano 7 anni di differenza nel loro lavoro e quindi mio padre sarebbe andato in pensione prima, creando una situazione triste in cui lui era a casa, pensionato, e mia madre ogni giorno doveva andare al lavoro. Allora chiesi un giorno: come faccio a farti andare in pensione 7 anni in anticipo? E ricordo come fosse ieri quel giorno in ottobre 2019 quando annunciai a una platea che lei era in pensione. E questo era il mio secondo perché. Successivamente a quell'avvenimento, il mio più grande perché è stata la mia futura famiglia, mia figlia. E nonostante mia figlia sarebbe poi nata dopo 5 anni, il 16 febbraio 2024, quel perché mi ha dato la forza dal 2020 al 2024 di diventare chi sono, di vivere la mia missione. Quindi non importa se in questo istante non hai qualcuno per cui lottare, per chi farlo. L'importante è che ti proietti nel futuro e trovi quella persona. Trovi quella persona da aiutare, trovi quella persona da supportare. Perché senza un forte per chi è molto difficile fare successo. Io ti ringrazio per aver visto questo video. In questo istante qui di fianco a me c'è mia figlia Aura, ha 7 giorni, ed è il mio più forte per chi. E questo per chi rimarrà probabilmente per sempre. E questo per chi garantirà i miei futuri successi, che non sono in realtà per me, ma sono per noi. Grazie ancora, ti chiedo, se hai piacere, di lasciarmi un commento qui sotto, condividendomi magari la tua situazione, la tua domanda che hai per me. Per chi lo stai facendo? Voglio saperlo. Scrivimelo qui sotto, commenta qui sotto. E se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, attiva le notifiche per altri video simili a questo. Grazie ancora, ti ringrazio e ricorda sempre il perché è importante. Il per chi è fondamentale. Ciao.